Saluto da parte mia e da parte del nostro presidente Giorgio Ladu, che è una persona che ha dei trascorsi nel mondo della sanità sarda e che è stato particolarmente sensibile quando sento parlare della possibilità di poter partecipare in qualche maniera a un'avventura di questo genere. E quello che voglio dire è che è la prima volta che l'ACI a Cagliari abbina in qualche maniera la propria attività, il proprio nome, a quella di un'associazione di soccorso. E questa è una cosa invece per noi importantissima, anche perché noi rappresentiamo il mondo di chi circola per la strada, che purtroppo poi spesso è il mondo di coloro che per primo ha bisogno di certi tipi di interventi. Tant'è che di questa, non la voglio definire partnership perché noi non siamo assolutamente, non abbiamo assolutamente il ruolo che ha l'associazione in questa cosa, ma insomma in questa piccola collaborazione che abbiamo avuto, voglio dare notizie alla nostra sede nazionale per inserirlo nel nostro bilancio sociale, che è quello che facciamo tutti gli anni per far vedere qual è il nostro intervento a fianco delle attività di volontariato. Ora io, è la prima volta, sono molto sincero, che ho un contatto reale col mondo dei sardi soccorso, perché ho conosciuto tramite l'amico Ribolini, al quale sono nato un po' in empatia anche per comuni origini territoriali, mettiamola così. Ed è invece una cosa che vorrei approfondire, perché poi anche noi alla fine abbiamo più di 11.000 soci in provincia di Cagliari, che necessitano, come tutti noi potenzialmente, di interventi di quel tipo, di attività di volontariato che voi svolgete. E quindi immagino, poi ne parleremo, che estendere un pochino un accordo, no? Di comunicazione nei confronti dei nostri soci, anche utilizzando il nostro sito internet, perché è recente, quindi un numero di accessi ancora limitato, ma che cresce esponenzialmente di mese in mese, può essere un modo, da un lato per far conoscere di più l'attività che voi svolgete, e dall'altro per mettere a disposizione di coloro i quali neanche conoscono l'esistenza un servizio che invece è prezioso. E per il resto vi ringrazio tutti quanti per quello che fate, aspetto di andare in pensione e poi magari ci vediamo più spesso.